Allora, siamo qua alla Fiera del Cioccolato, 13ª edizione, io sono Eva Ex Del Gusto e con me oggi abbiamo il pastry chef Gabriele Vannucci. Gabriele si è esibito in un cooking show qua a Chocolate Riva per l'Ex Del Gusto for Chocolate, un fantastico dessert al piatto con gioia italiana, quindi con il tartufo di Mugello Tartufi e grani antichi di del Pan del Ponte. E poi il mister, cioè la cioccolata carbona, cioccolata bella. Allora Gabriele, nella ragazzo giovane, grandissimo e importante la tua carriera, come nasce la tua passione? Nasce un po' per caso, diciamo. La famiglia respirò arte da sempre, mamma fotografa, papà scenografo e costruttore del carro del Carnevale di Reggio. Volevo qualcosa che fosse comunque sempre inerente a livello artistico, ma non volevo rimanere fossilizzato. Ho voluto e cercato di evolvermi e cercavo qualcosa che mi desse stimolo. Quindi sono andato a finire nella pasticceria. Esatto, cioè oggi tu sei il pastry chef del ristorante Contrada, rinomato ristorante toscano, firmato Gordon Ramsay a Castello Monastero. Però non ti fermi, sei ambasciatore italiano del fissimo cioccolato belga Calbo, insomma ne fai tantissimi. Senti, allora, nella tua carriera io posso almeno elencare quattro tappe principali di successo: Italia, Monaco, New York, Londra. Esatto. Che hai lavorato con VIP dell'enogastronomia, raccontaci un po'. Io non ho finito di studio alberghiero, a metà di 16 anni e mezzo sono entrato a lavorare in pasticceria da Mannori, campione del mondo di pasticceria, campione del mondo di cioccolata mia. Quindi ti sei istruito proprio campione del mondo? Sono rimasto 3 anni, ho preso tutto quello che non avevo appreso a scuola in maniera perfetta. La vita del laboratorio mi stava un po' stretta perché il lato artistico purtroppo è ben forte e mi è dedicato, quindi ho voluto volare oltreoceano e sono appunto pronto a New York da Falai, un ragazzo fiorentino che è stato pasticcello di Fiat d'Inchiori. Lì all'età di 19 anni e mezzo mi occupavo di tutta la promozione di pasticceria in quei tre locali, una panetteria, una caffetteria e un ristorante. Già a 19 anni, già a New York gestivi business su pasticceria. Ecco, invece poi Monaco, giusto? Poi c'è stata una chiamata a cui non si può assolutamente non accettare, che è stato quello con la Lucas a Monaco, il Grand Hotel de Paris, il ristorante blasonatissimo, il primo ristorante 3 stelle della catena Michelin della Lucas. Io mi occupavo lì della pasticceria e ho perfezionato quello che era le mie basi di pasticceria, però perfezionandole sotto un profilo francese, per un maestro, dell'arte dolciata. Certo. E poi ecco, quindi hai avuto questa esperienza anche quindi francese, però sei volato altrove. Sì, ho estremizzato un attimino, sono andato a Londra, più precisamente a Bray, la prima periferia di Londra, da Blumenthal, Western Michigan, nel 1995. Il fettac, il famoso fettac di Blumenthal. Esatto. Perché lì appunto parliamo di molecole, quindi esatto. Come gestire le molecole del food. Cucina molecolare, prima di memorizzarla ho voluto provarla proprio con mano e mi sono totalmente ricreduto, perché all'interno del ristorante c'è proprio un laboratorio chimico dei chimici e dei biologi che studiano la struttura molecolare dei singoli ingredienti e vanno a fare una comparazione più disparata. La massima ricerca. Faccio un esempio. Sorbetto al kiwi e ostriche. Fantastico,
tiro di così è pazzesco. Per me è un po' straniero, però tanto gusto. Ecco, e invece in Italia, quindi la tua esperienza più significativa qual è stata? Sono passato da ristorante Piccolo Principe, da Stellation a Viareggio, e ora mi sono fermato da Nordo Ranzi, sono messenesi, dove ho 5 stelle lusso, dove c'è la ristorante di Monastero. E mi occupo di la parte di questi cinesi. Fantastico, fantastico. Ecco, tu dovessi definire la tua filosofia, ecco, come chi è Ranucci? Ma è continua evoluzione, è scelta costante. Tanto mai il mio lavoro chi si accontenta inizialmente a finire, essendo la pasticceria un mondo continua in evoluzione, continua una costante ricerca, si va sempre avanti. La nuova sfida, due nuove sfide, una delle prime strade bellissima, sarà quella di presentare tutti i dolci, la carta di dolci in base vegetale, per usare tutti i dolci quindi essere al piatto con delle basi di vegetali. Esatto. E l'altra parte appunto per richiamare forte influenza artistica, ritrasfigurare in chiave dolce tutto quello che è arte. Quindi ti potrei dire uno di quei due sarà il piatto ispirato a Mondria, sarà il piatto ispirato a Lucana, sarà il piatto ispirato a New Orleans. Sta già facendo venire fame di quanta dolcezza c'è qua. Queste due. Tu sei anche appunto ambasciatore italiano per la cioccolata belga Cabo. Di cosa ti occupi? Vado per un giro per l'Italia a raccontare quello che è il fine cioccolato belga, la storia del cioccolato dalla fava alla tavoletta finita. Ricerca e sviluppo, una parte qualità, ad aprile maggio era aperta la Academy del Cioccolato, la prima d'Italia, a Milano, è la 24esima del mondo, è firmata appunto dal Bo, dove andremo a incentivare ancora di più quello che è la conoscenza del cioccolato. Purtroppo in Italia la cultura del cioccolato si ferma alla Nutella, è vero. Che non è cioccolato. Ecco, Gabriele, diciamo appunto oggi visto la tua arte, la tua maestria, tu non solo appunto sei ambasciatore, lavori in un ristorante importante firmato da Gordon Ramsay, ma anche fai educazione. Sì, almeno ci provo, imparo un po' io da loro e loro da me, perché ho scoperto che l'insegnamento è un modo per rinfrescare cose che davo per scontato, quindi insegnarle a un modo per rimpararle tra una persona. Le famose basi si danno per acquisite. Esatto, e quindi sono a Lorenzo de' Medici, istituto Lorenzo de' Medici con Lorenzo, nell'aula che si trova all'interno del mercato centrale. Una professione diamo la nostra serie di corsi, siamo molto amati per evitare questo. Mi raccomando, chi questo momento abbiamo sentito cioccolato, facciamo percorsi per le domenica, sulla storia di cioccolato, come si struttura il cioccolatino, una granita, una spalmabile. Un mondo di coscienza, insomma, ho capito. Ecco, bene, quali sono i tuoi progetti futuri a questo punto? Il mio progetto che sta per nascere è quello di entrare a far parte di Accademia Mezzo Pasticcere, dove c'è un progetto molto importante che è la lettura di Accademia a quello che sono il nostro progetto, la nostra di fare formazione da istruzione? No, Accademia praticamente, Accademia è un tagliamo un gruppo di pasticceri a livello nazionale, il calibro appunto di Mannori, Massari, altri nomi importanti, campioni del mondo di pasticceria, andiamo, dove si riuniscono e
discutono quelli che sono i temi della pasticceria, oppure un esempio, poi trovano queste cose tecniche, poi discutono sulla crema pasticcera, ognuno di loro porta la crema pasticcera e discutono i vari tecnicismi, eccetera, eccetera. Quindi far parte del gore, insomma, della pasticceria, sì, e sicuramente stai avviando gente il percorso giusto. Speriamo. Allora io voglio ringraziare Gabriele Vannucci e anche la Fiera del Cioccolato per averci ospitato, e ci sentiamo presto. Un saluto, ciao!